Anch'io rivolgo un cordiale saluto a tutti voi qui presenti, a cominciare dalle autorità civili, religiose e militari. E lo faccio anche a nome di Papa Francesco, che Don Gianni ha già citato in riferimento a questo convegno, ecco, ricordando, ma lo farò in una maniera più precisa durante l'omelia di questa sera nella vostra basilica, nella vostra basilica minore, ecco che Papa Francesco ha parlato di più un decimo recentemente. Non so se ci sono stati anche altri interventi in precedenza, forse sì, non ho fatto, adesso si basta andare in internet, no? Si schiaccia e si trova tutto. E comunque recentemente, nel febbraio di quest'anno, quando ha incontrato gli alunni del Pontificio Seminario Lombardo dei Santi Ambrogio e Carlo a Roma, e lì ha delineato alcuni aspetti della figura di questo grande Papa, del suo magistero, cercando anche di attualizzarli in favore degli studenti che aveva di fronte. E vi ringrazio per il vostro invito, davvero io mi sento onorato, sono io che mi sento onorato di essere qui tra voi questa mattina, e per le parole di benvenuto, ecco, che avete voluto già esprimere. Ecco, siamo qui allora per celebrare, per ricordare, per commemorare più un decimo. È una figura, quella di Papa Ratti, che mi pare giganteggia sempre di più con il passare del tempo, e giganteggia sempre di più di fronte alle vicende epocali che egli ha dovuto vivere. In uno dei secoli più drammatici della storia recente dell'umanità, il secolo dei totalitarismi, delle sanguinose guerre mondiali, preparate dalle guerre balcaniche e interrotte dai due micidiali funghi atomici di Hiroshima e Nagasaki, che non bastarono però a scuotere le coscienze degli uomini, perché continuò e continua lo stillicidio di guerre, di conflitti, che giustamente Papa Francesco chiama la terza guerra mondiale a pezzi, e della quale stiamo vivendo un'ulteriore fase, la più recente, nella tragedia che sta distruggendo l'Ucraina e impoverendo anche l'invasore, come sempre avviene con le armi, con le quali mai si vince e sempre si perde, e tutti perdono, anche chi crede di essere vincitore. E poi si mettono le premesse per ulteriori conflitti e per ulteriori problemi. Siamo qui per il centenario dell'elezione di Achille Ratti a Papa Pio XI, avvenuta il 6 febbraio 1922, che avremmo celebrato in quel giorno se la pandemia non avesse sconsigliato l'appuntamento, che in ogni caso si verifica oggi, vicino ad una data altrettanto significativa, il 31 maggio, cioè il giorno del compleanno del Pontefice, che nacque proprio quel giorno, nel 1857, qui ad Esio. Scorrendo un po' i titoli degli interventi, mi sono domandato cosa potessi io offrire di personale, quasi un mio contributo a questo convegno, che con la sua scadenza biennale cerca di tenere viva la fama, il ricordo del grande Papa, e anzi ne approfondisce lo studio della figura, del pensiero e dell'azione. E penso che non è facile dare una risposta a questa domanda: che cosa posso offrire io a questo convegno, perché tante cose sono state dette in tanti anni ormai, perché è il dodicesimo convegno che si sta svolgendo qui. Se pensiamo alle gesta rivoluzionarie di questo pontefice, che si manifestarono al momento stesso della sua elezione, quando decise di affacciarsi all'esterno della Basilica di San Pietro per benedire la Chiesa, Roma e il mondo, sappiamo che nessuno più l'aveva fatto a partire dal 1870, dopo la presa di Roma da parte dei piemontesi. E non si era pronti, sappiamo anche questo, a quella decisione, no? Del Papa. Fu una decisione improvvisa, perché la loggia centrale non era agibile
ho letto da qualche parte che ci sono, sono corsi 45 minuti prima di poterla preparare o perlomeno liberare, era diventato un magazzino, prima di poterla liberare perché il Papa potesse affacciarsi appunto alla fine. 45 minuti aveva una gran pazienza e il Papa ha parlato di aspettare tutto questo tempo. Bene, Pio X, Papa da pochi minuti, non si scompose nonostante appunto il ritardo, ne mutò decisione e attese con paziente fermezza che si provvedesse, mentre la folla che era entrata nella Basilica, convinta che il novello Papa si sarebbe come sempre affacciato dall'interno, veniva invitata ad uscire con un certo stupore che mutò presto in entusiasmo. Il Papa sarebbe tornato ad affacciarsi verso Roma e verso il mondo. Finiva con quel gesto, con quella paziente attesa, un lungo tempo di incomprensione, di resistenza, di intransigenza sulle reciproche posizioni dell'Italia ormai unita e della Santa Sede, sgravata dal peso millenario del patrimonio di San Pietro, ma bisognosa della certezza della sua libertà di fronte ad ogni potere civile, per svolgere compiutamente la sua missione spirituale, quella che le aveva e le ha affidato il Signore Gesù quando si congedò dagli Apostoli esortandoli ad andare in tutto il mondo fino ai confini della terra presso tutti i popoli a proclamare il suo Vangelo, garantendo che li avrebbe accompagnati come ci sta accompagnando tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ho scelto di percorrere una pista di riflessione che titolerei così: cosa può dire ancora a noi oggi Pio X? Che messaggio potrebbe affidare, ancora attuale per noi, che siamo in cammino sui sentieri della storia dell'umanità? Pio X fu un sacerdote appassionato. Ecco, questa è la prima caratteristica che intendo mettere in evidenza. Fu un sacerdote appassionato, zelante, disponibile sempre ai molti uffici che gli vennero chiesti qui a Milano, tra i quali mi piace ricordare l'azione di delicata mediazione nella drammatica vicenda dei moti del maggio 1898, quando il generale Bava Beccaris fece sparare sulla folla raccolta presso il convento dei Cappuccini di Viale Piave, accusando della strage i religiosi tratti in arresto e liberati solo dopo che i giornali cominciarono a narrare la verità dei fatti, e cioè il tentativo generoso dei frati di impedire l'eccidio. Achille Ratti fu uomo che credette nella pace, che si dedicò agli ultimi, incoraggiando le suore di Nostra Signora del Cenacolo a fare lo stesso, con la loro e sua generosa dedizione agli spazzacamini, i più poveri tra i poveri operai del tempo. Trovo la chiave di questa sua dedizione in un suo pensiero che traggo dai rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere del 1902. E così scrive: è la bontà che mantiene umile il cuore. Mentre gli altri vedono ed ammirano la grandezza dei suoi doni, la bontà corre con l'occhio e col cuore alle tante miserie che restano da sollevare, ai tanti dolori che restano da consolare, e si accora e confonde del poco che si trova ad aver fatto. Umiltà di cuore e di intelletto, che si fondono in quella che più propriamente si chiama modestia, amabile virtù. Sacerdote appassionato, Pio X fu uno studioso zelante. Fu soprattutto un pastore, ma insieme un appassionato studioso. Ne fanno testo i volumi degli Acta Ecclesiae Mediolanensis, che pubblicò praticamente subito dopo essere diventato dottore della Biblioteca Ambrosiana. In quell'opera ancora insuperata si coglie il suo cuore sacerdotale, che parlando dell'importanza dello studio per un sacerdote, riprendeva spesso le parole di San Francesco di Sales, definendolo l'ottavo sacramento, il sacramento dei sacerdoti per eccellenza, il sacramento della scienza. Ne era convinto e lo ripeteva senza stancarsi a tutti,
come fece con i seminaristi di Milano il 28 settembre 1923. Diceva: amate la scienza della verità, la scienza della virtù, la scienza della santità, quella scienza che si legge anzitutto nel libro dei libri che è il cuore stesso di Dio e in quell'altro libro di cui sono pagine i santi, imitatori ed attuatori della dottrina di Dio. E insisteva: bisogna amare la scienza, perché amare la scienza è amare la verità e amare il raggio schietto del cuore di Dio. Credo siano parole ancora molto molto attuali, siano e debbano essere una provocazione per tutti i sacerdoti, per tutti coloro che si preparano al ministero, nei seminari, ma anche per tutti i battezzati, soprattutto in questo tempo di così rapidi cambiamenti, di ricerche sempre più approfondite, di scoperte sempre nuove. Lo stesso cammino vocazionale di Achille Ratti fu scandito dallo studio, dall'assidua ricerca del vero, che lo rendeva pensoso, il giovane vecchio, come lo chiamava benevolmente il suo arcivescovo Luigi Nazari di Calabiana, che ne sostenne gli studi presso il seminario dell'Alta Italia in Roma, che è l'attuale Pontificio Seminario Lombardo. Lungo questo sentiero di sacerdote destinato al ministero dello studio, la provvidenza lo condusse verso il papato. Dottore della Biblioteca Ambrosiana, poi suo prefetto e contemporaneamente prefetto della Biblioteca Vaticana, dalla quale fu altrettanto provvidenzialmente sottratto per la difficile missione nella nascente Polonia. Pare infatti che la sua designazione a visitatore apostolico sia dovuta alla voce che si era diffusa proprio intorno alla sua cultura. Si diceva che sapesse anche il polacco e per questo fu scelto e fu confermato quando obiettò che in realtà egli conosceva bene il tedesco. Valgano le parole con le quali Benedetto XV lo presentò all'arcivescovo di Varsavia, Alessandro Kakowski, il 25 aprile 1918. Non occorre che vi raccomandi tale persona, che già si fa valere oltre misura per la sua pietà, per lo zelo religioso, per il senso pratico e per la dottrina da tutti conosciuta. Talvolta Dio ha un'arguta fantasia nel condurre la vita dei suoi figli lungo il sentiero della sua volontà. Accade anche ad Achille Ratti, promosso alla prestigiosa sede di Milano e creato cardinale giusto in tempo per partecipare al conclave, dopo la morte in attesa di Benedetto XV. Quel conclave, donde uscì Papa Pio X, con la terribile missione di servire e guidare la Chiesa nei decenni forse più bui del secolo passato. Ed è un compito difficile quello di definire il pontificato di Pio XI. Papa delle missioni, secondo alcuni, che hanno certamente ragione, perché fu questo il titolo che più amava ricevere egli stesso. E non possiamo stupircene se consideriamo la sua azione in proposito. Pensate che sotto il suo pontificato furono fondati 37 nuovi territori di missione, 148 prefetture apostoliche e 111 vicariati apostolici. Sono le prime forme embrionali di organizzazione ecclesiastica, ecco, che si creano nei territori cosiddetti di missione. Oggi il territorio di missione è tutto il mondo, non c'è più questa distinzione, e che poi naturalmente crescono, maturano fino a diventare diocesi. Quindi 37 nuovi territori di missione, 148 prefetture apostoliche, 111 vicariati apostolici. Veramente egli segnò l'inizio di uno dei più fecondi periodi dell'attività missionaria nel mondo. Papa della cultura, come abbiamo noi stessi accennato, e non finiremmo di produrre esempi al riguardo. Basti solo ricordare la mostra missionaria, o meglio l'esposizione universale missionaria, come viene correttamente chiamata, che egli volle organizzare per caratterizzare l'anno santo 1925,
affinché documentasse l'attività missionaria della Chiesa. Furono esposti oltre 100.000 oggetti dell'arte e della cultura dei popoli appartenenti a tutte le aree geografiche del mondo, tanto che terminato l'anno santo Pio X ordinò che fosse conservata ed è l'attuale Museo Missionario Etnologico dei Musei Vaticani, che forse qualcuno di voi avrà anche visitato, ecco, scendendo a Roma. Papa degli anni santi, secondo altri, che ricordano in particolare quello della scadenza tradizionale del 1925 e quello che seguì poco dopo, nel 1933, per celebrare i 19 secoli della resurrezione del Signore Gesù, per fermarci a citare i più noti. E questi anni santi furono scanditi da un numero impressionante di beatificazioni. Furono ben 496, quasi 500 beatificazioni che il Papa fece durante quegli anni santi e 33 canonizzazioni. Per questo Pio X è definito anche il Papa dei Santi. Ne proclamò più di tutti prima dell'avvento di San Giovanni Paolo II. E trovo la motivazione nel discorso che il Papa fece per la canonizzazione di Roberto Bellarmino il 18 maggio 1930. La santità non è il privilegio, diceva il Papa, la santità non è il privilegio di una classe o di un'altra, di una misura di uomini o di un'altra. Essa ci dice che la santità è proprio e vuole essere la cosa di tutti, proprio come si addice alle opere della grazia per la quale nessuna debolezza di natura è troppo debole, poiché, ecco la verità solenne, tutti sono chiamati alla santità. È un'esortazione alla santità che, lo avrete notato, anticipa tradizionale nella Chiesa, basta pensare a San Francesco di Sales, no? Ecco, che è stato proprio il santo che ha ricordato come per il fatto di essere battezzati, ecco, si è chiamati alla santità, e che il Papa Giovanni Paolo II riprende molto bene nella Novo Millennio in Eunte, all'inizio del nuovo millennio, quando dice: ricordati, sei stato battezzato, bene, in quel momento sei stato chiamato alla santità. E Papa Francesco l'ha ripreso raccomandandoci nella sua esortazione apostolica Gaudete ed esultate, quando parla dei famosi santi della porta accanto, quelli che incontriamo ogni giorno, perché vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio. Cito il numero 7, i genitori che crescono con tanto amore i loro figli, gli uomini e le donne che lavorano per portare il pane a casa, i malati e le religiose anziane che continuano a sorridere. Pio XI fu anche il Papa dell'Azione Cattolica. Egli la definì come la pupilla del suo occhio destro e che volle espressamente tutelare nel concordato all'articolo 43. E la difese senza paura perché, come disse il 30 maggio, il giorno dopo l'ordine di Mussolini di sciogliere l'Azione Cattolica, niente può impedire al Vescovo di Roma di alzare la voce e di protestare. Si può domandare la vita, ma non il silenzio. Di questa sollecitazione e difesa dell'impegno dei laici nel mondo c'è oggi molto bisogno e non dobbiamo stancarci di sollecitarlo, perché la difesa della libertà della Chiesa è la difesa stessa della dignità di ogni uomo. E anche per questo roccioso impegno per l'uomo, per la sua libertà, per la sua dignità, Pio XI giganteggia tra i giganteschi papi del XX secolo. Papa del coraggio della verità, fu detto, considerando la sua inflessibile opposizione a tutti i totalitarismi che insanguinarono il secolo passato. Una condanna che raggiunse il suo acme, così a me pare, con le tre encicliche del marzo 1937, quando condannò in ordine il nazismo con la Mit Brennender Sorge del 14 marzo 1937, il comunismo sovietico con la Divini Redemptoris del 19 marzo e la persecuzione violenta nel Messico con la Firmissimam Constantia del 28 marzo. E mi sia consentito di fare una riflessione su questo ordine,
che è stato un ordine voluto, prima il nazismo, poi il comunismo e poi la terribile persecuzione in Messico contro i cattolici. Pio X condannò per primo il nazismo, considerandolo ben più satanico dello stesso bolscevismo, che pure perseguitava orrendamente tutti i credenti a qualsiasi confessione religiosa appartenessero. E certo varrebbe la pena sostare sul provocante incipit dell'enciclica contro il nazismo. Con viva ansia e con stupore sempre crescente veniamo osservando da lungo tempo la via dolorosa della Chiesa e il progressivo acuirsi dell'oppressione dei fedeli ad essa rimasti devoti nello spirito e nell'opera. Ma la franchezza che si addice alla grave responsabilità del nostro ministero apostolico, appunto, ci costringe ad alzare la voce, a non rimanere in silenzio e con tutto quel che segue poi nell'enciclica. Questa fu la tempra di Pio X, un uomo, un papa che non tacque e non temette, convinto che la verità è uno dei nomi più belli di Dio, tanto più quando è coniugata con la carità. Secondo l'assioma sapiente di San Paolo, caritas in veritate, ripresa da Benedetto XVI e rilanciato con instancabile forza da Papa Francesco, tanto coraggioso nell'invocare la pace quanto indebolito in questi ultimi giorni nel fisico. Ed è anche in questo ministero della sofferenza che vedo ancora attuale Pio X. Quando il 19 settembre 1938 si riunì la conferenza di Monaco, ultimo sterile tentativo di pace, egli offrì la sua vita, facendo risuonare per radio il suo grido ormai stanco. Mentre milioni di uomini vivono ancora in ansia per l'incombente pericolo di guerra e per la minaccia di stragi e rovine senza esempio, noi questa vita di tutto cuore offriamo per la salute e per la pace del mondo, affinché ispiri a tutti, pari alle ripetute parole di pace, sentimenti ed opere atte a favorirla e a fondarla sulle sicure basi del diritto e degli insegnamenti evangelici. Sono parole, credo, quanto mai attuali, perché il mondo ha un bisogno urgente di pace e di giustizia. Ha un bisogno urgente di un messaggio di fraternità e di rispetto della vita, della dignità di una persona. Il Papa allora non fu ascoltato, come pare accade anche oggi, ma non si rassegnò e pochi mesi dopo di nuovo tornò ad implorare la pace e a scuotere le coscienze. Lo fece preparando il suo ultimo discorso, che aveva scritto e riscritto più volte, vegliando nella notte e compromettendo così definitivamente le sue già deboli forze. Non poté mai pronunciarlo perché morì all'alba del 10 febbraio 1939. Quelle parole comunque ci sono giunte perché San Giovanni XXIII le fece pubblicare il 6 febbraio 1959. Pio X avrebbe detto ai vescovi italiani, tutti convocati per l'occasione, e tramite loro a tutti noi sacerdoti e battezzati, credenti e dubbiosi, parole degne dei profeti biblici. Profetate, ossa apostoliche, l'ordine, la tranquillità, la pace a tutto questo mondo, che pur sembrando preso da una follia omicida e suicida di armamenti, la pace vuole e con noi dal Dio della pace la implora e spera di averla, così sia. Ed è la speranza che oggi noi tutti coltiviamo e che alla preghiera di tutti noi e di tutti gli uomini buoni affidiamo con fiducia. Grazie.